Ok, dovremmo essere quasi arrivati allo scavo da Olin. Esatto. Aspetta, piantina, piantina. Abbiamo avuto anche uno scontro. Fortunatamente è finito abbastanza Me lo tengo per bene. dopo. Sì, ti attivo per dopo, tanto ci serve sicuro. Allora, altro fiorellino qua là. Ok. E si può salire qua? Sì. Ok, aspetta. Cassa. Dai. Dobbiamo andare in giù. Fatemi vedere un attimo qua. Ci stanno dei fiorellini. Possiamo risalire poi? No, perché ci servono. Come il pane. Abbiamo consumati venendo qui. Là. Là. Vedi quanti. Ok. Mi servirà per il viaggio. Sicuro. Allora, risaliamo. Scendiamo di là. Qui c'è qualcosa? Qua? No. Damose, Aloy, damose. Olè. Questo che volete fare? Riportare queste antiche cose in vita? Il loro potere ci serve. Macchine demoniache che risiedono sottoterra. Ma è un incubo. Incubo, sì. Gli incubi peggiori dei nostri nemici diventano realtà. Sì, alzati! Volevo prenderlo da solo. Queste cose ci distruggeranno! Distruggeranno solo i nostri nemici e ci riporteranno le terre che abbiamo perso! Il focus non funziona più. Setacciate l'area! Potremmo avere ospiti! Perdona questa intrusione, Aloy. Non mi lasci altra scelta. Chi parla? Una parte in causa. I loro focus sono disattivati, ma non so per quanto. Il resto sta a te. Chi è che parla? Porca puzzola, ma chi è che parla veramente? Allora, la situazione è drammatica, devo dire, è drammatica. Sono vulnerabili tutti quanti al fuoco. Però se potessi portarli dalla mia parte, come dire, uccidi i corruttori e i cultisti. Allora, ce ne stanno solo due? Pare di sì. Possiamo scendere da qualche pizzo senza farci vedere, allora. Oppure li facciamo tutti fuori dall'alto, non saprei. Allora, qui c'è qualcuno? Lì non c'è una ceppa di nascondiglio dove infilarsi. Sì, qua c'è. Potremmo mettere una trappola. Velocissimo, porca puzzola. Abbiamo famo? Saprei. Velocissima questa, tipo ragno. Troppo silenzioso non ci conviene. Allora, proviamo a mettere qualche trappoletta, tanto per. Allora, aspetta un attimo. No, io andrei su, come dire. Damose, va. Damose, è meglio che rimango in alto. Rimaniamo in alto, Aloy. Vediamo se riusciamo a piazzare qualche trappola dall'alto. Aspetta. No, questo no.
verde qua. Con calma, cerchiamo di fare le cose con calma. Che è successo? Io non ho fatto una ceppa. Giuro che non ho fatto una ceppa. Ma comunque approfittiamo. No, come uccidetela? No, no. La tua occasione. Che vuol dire? Che vuol dire? Aspetta, scala, 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 scala. Via, 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 via. Damose, 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 damose. Dai, qua in alto. Dai. Sì, sì, venite, venite. Vigno, sì, vigno. Vabbè, miriamo così alla cieca. Dovrai morire prima o poi. Via, via, via. Giù, giù. No, che cazzarola è? Porca puzzola. Temi il potere dell'ombra. Tuo maledetto. Mo te faccio fuori. Aspetta un attimo. In testa, là. Non servirà a niente. E dai, e mori. Perfetto. Ok. Allora, di nuovo incendiarie. Vai. Dov'è? Quella è quasi morta. Esiterei. Perfetto. Là, sulla macchina. Fili di fuoco pure te. Grandissimo. Vediamo, vediamo, vediamo. No, aspetta, usiamo queste, va. No, no, aspetta, usiamo quelle incendiarie. No, dai, Aloy, porca puzzola. Dai, che c'ha la bombola, sto maledetto. Questo pure? Da qua non lo vedo. No, non ce l'ha la bombola questo. Dai, è così. Dov'hai, maledetta, esci fuori. Bono, bada. Finito le munizioni, dai. Sempre bravi per fare queste munizioni. Comunque, vabbè, lo stesso. Là. Mazza, che liscio. Là, dai. Ma vaffallo, papà. Ma come faccio a... A non prenderlo, porca puzza. Aspetta un attimo. Questo c'aveva le cose infiammabili, no? E via fuoco. Dai, ha preso fuoco. Benissimo. Perfetto. Manca questo, manca questo. Aspetta, proviamo con questo, vaffanculo. Io credo che non andava. La. Dai, eh. Ok. Ah, manca la macchina pure. Allora, famogli un po' di danno. Fuoco, fuoco, andiamo col fuoco. Vengi qui, vengi qui, carissima. Non si, si lasci uccidere, per favore. Via, 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 via. Attenzione, attenzione. Aspetta, vediamo. Ci arriva, porca. Lei ci arriva però. Ah, vedi sta maledetta malefica. Ok. Ah, ma tanto io non scendo, guardi. Ci fare, eh. L'aiuto io da qui sopra, eh. Dovrebbe essere Olin, no? Via, damose, 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 che mo spara, damose. Che stiamo a far solletico praticamente. Sembra che sia al sicuro. Sì, ma non manco scendo, guarda, non c'ho proprio intenzione, te lo dico.
Via, via, attenzione, attenzione. Ha sparato, ok, ha sparato. Riesco a beccare quell'altro coso. Via, porca puzzola. Guardate, attenzione, Aloy, attenzione, attenzione, attenzione. Benissimo così. Non ci frega niente, quanto ci mettiamo, ci mettiamo. A distanza, a distanza, a distanza. Fagli così, mamma mia, certo così è lentissima la cosa. Consumiamo un sacco di... L'ha ucciso lei, Olin, per caso? Mi sa di... No, no, sta ancora là dietro. Allora, a questo punto scenderei pure. Andiamoci qua, magari ci avviciniamo un pochetto di più. Andiamo. Ah, ma c'è un altro... Un altro cultista. Andiamo qua. Fermo lì. Fermo lì. Dai, quasi morto. Morto. Allora, manca solo la macchina maledetta. Se esce fuori, magari, vero? Ecco, bravo, fai da esca. Lì c'è una corda, ho visto, vediamo. Vado su e la acchiappo da sopra. Dai, Aloy, dai così. Ok, passiamo da qua. Così ce l'abbiamo sotto. Ah, te levi, eh. Via. Attenzione, attenzione. Dannata. E mori, è ora che mori. Via. Attenzione, attenzione, ci ha perso, non si sa come. È quasi morta, dai Eolin, fai qualcosa. Via, 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 via. Grandissima. Ancora. Dai, è così, spaccata. Ce l'abbiamo fatta, va. Allora, possiamo scendere adesso, Aloy, se vuoi. Da dove possiamo scendere? Di là, andiamo sulla corda, là, perfetto. Scendiamo. Andiamo da Olin. Là, perfetto. Mi scusi un attimo, faccia... Lasci prendere qualche roba, ok? Via, questa la possiamo prendere, purtroppo. Qui mo tocca fa tutto il giro dell'accampamento. Ecco, allora, Olin. Lo giuro, ti dirò tutto quanto. So che lo farai. Allora, la donna misteriosa, gli assassini. Gli assassini che mi hanno assalito, chi sono? L'Eclissi, una specie di guerrieri sacri. Ho un culto dei Cargia delle Ombre. Cargia delle Ombre? Non assomigliano a nessun Cargia che conosca. Non venerano il sole. Adorano una sorta di demone. Le loro superstizioni non mi interessano. Oh, non è una superstizione. Il demone è reale. Ha un nome, una voce terribile. E loro eseguono il suo volere. Ma chi è il demone? Vabbè, aspetta un attimo, donna misteriosa? L'Eclissi doveva uccidermi perché somiglio a un'altra donna. Forse ha il doppio dei miei anni, capelli corti. Chi è? Non so, il mio Focus ha trovato la sua immagine nelle rovine di fine del creatore. Forse puoi trovarla lì.
Hai trovato la sua immagine? Come? C'era una porta, e dietro a essa un antico dispositivo che conteneva l'immagine. Il Focus ha registrato la posizione. Sembrate identiche. È tua madre? Sono io che faccio le domande. Allora, il demone. Hai detto che il demone che l'Eclissi venera ha un nome. Ade. Lo chiamano così. Ma va bene. Ade. E tu l'hai sentito parlare? Lo giuro sulla mia anima, sì. Solo una volta, quando ti ha visto. Quella voce. Uno stridore freddo e terribile che ti graffia le ossa e scava le budella. Un suono metallico, ma nulla che si possa trovare sottoterra o in una fucina. E cosa ti ha detto? Minaccia di sistema rilevata. Solo quattro parole. Ma con la voce del demonio. E perché le macchine antiche? Oh, prima l'Eclissi. Che cercano questi cultisti dell'Eclissi oltre a me? Non l'hanno mai detto. Ma data la guerra civile dei Karja, vorranno rovesciare il Re Sole Avad e riprendersi Meridiana. E io cosa c'entro in questo? Non lo so. Quando hanno attaccato la prova, un uomo mi ha afferrato. Forte, dallo sguardo gelido. Elis. E chi è? Il terrore del sole. Noi Oseram lo chiamavamo collezionista di corpi quando era il campione del Re Sole Folle. Magari fosse morto col suo re. Invece ora guida l'Eclissi. Credimi, è l'uomo più pericoloso che esista. Perché macchine antiche? È ora di giudicarti. Perché sei stato reclutato? Come ha fatto l'Eclissi a reclutarti? So che hanno preso la tua famiglia. Perché proprio te? Ero un rovistatore. Cercavo in posti dimenticati ed ero bravo. Immagino sapessero che gli sarei stato utile. Stavo scavando vicino a fine del creatore. Sono riemerso. Ed erano lì. Ho riso quando ho visto il sacerdote. Ma poi mi ha mostrato l'incentivo di Elis. Qualcosa è cambiato. Ho smesso di ridere. Mi hanno dato un focus per controllarmi. Ho eseguito gli ordini. Avevi accesso a Meridiana. Perché non usarti per arrivare ad Avad? Ho le mani troppo sporche per un'udienza con l'unico vero Re Sole. Ma qualsiasi cosa Erso o Erend mi dicessero, l'Eclissi ascoltava tramite il mio focus. Ecco perché non ho potuto avvisarti. Se l'avessi fatto, la mia famiglia sarebbe morta. Perché le macchine antiche? Perché l'Eclissi riesuma macchine antiche? E come le fa funzionare? Credevo che le volessero per le parti, ma le hanno riportate in vita. Hanno inserito una specie di dispositivo nelle carcasse così che Ade potesse sussurrare ed evocarli dalla tomba. Ho già affrontato quel tipo di macchina. Ce ne sono altre? Sì, quelle che hai affrontato oggi si chiamano corruttori, ma ce ne sono altre, più grandi e piene zeppe di armi antiche. Quelle sono gli sterminatori. Le avevo viste soltanto sepolte nel terreno, ma dopo oggi tutto è possibile. A me sembra che stiano creando un esercito. Se così fosse, il mondo finirebbe. E sarebbe anche colpa mia. Beh, direi che è ora di giudicarti, senza ombra di dubbio, Olin. Ne fatte dei cazzate. Basta così. È ora di farla finita. Prendi pure la mia vita. Ma se hai un po' di pietà, libera la mia famiglia. Ti prego. Dove l'hanno portata? Il mio focus ha registrato la posizione. Ci sono sempre delle guardie. Ma non saranno un problema per te. Insomma. Redimiti è complicato. È giunta la tua ora. Madonna, cioè uccidere Olin è complicato. Mentre ero sulle tue tracce, pensavo che fosse una scelta semplice. Mi sbagliavo. Il tuo ruolo negli eventi ti è stato imposto. Forse non sei malvagio, ma solo debole. È così. L'unica forza che abbia mai trovato è la mia famiglia. La morte è ciò che ti meriti. Eppure... Lo so cosa merito, Aloy. Non dovresti esitare. Ma non saprei, no, redimiti, dai, cioè no, non posso ucciderlo, ha sbagliato perché è ricattato dalla sua, cioè è ricattato per via della sua famiglia, comunque l'hanno rapiti, giustamente, ha dovuto subire, no? Quindi fare quello che gli dicevano di fare. No, redimiti. Ci vorranno parecchie buone azioni per rimediare ai crimini che hai commesso. Mi risparmi la vita?
dopo quello che ho fatto. Sì. Forgiati una nuova vita, Olin. Una migliore di questa. Allora sarò in debito con te per il resto della vita. Raggiungi il luogo dove la tua famiglia è prigioniera e aspettami. Le prime vite che salverai saranno le loro. Non ho meritato questa pietà, ma morirei pur di darle valore. Ti aspetterò là. Bene. Va bene, diciamo che abbiamo risparmiato il primo traditore, ma insomma, traditore per virgolette, ripeto, perché comunque veniva ricattato. Fine del creatore. Nuova missione principale, bene. Le colpe dei padri. Ecco, questa sarà The Olin. Abbiamo raggiunto anche un nuovo livello. No, io direi adesso, Aloy, di saccheggiare il saccheggiabile, se si chiama Brian. Poi direi di andare da un mercante a vendere un po' di roba e andiamo o da Eren o appunto da Olin. Continuiamo comunque con la missione principale.